tante gente come ieri sera e come adesso. Qui vuol dire che veramente si è fatto qualcosa di molto buono per vedere tanta umanità. Non è riuscita a contenere le tante persone che hanno conosciuto, stimato, amato preti della Ricca, la chiesa di Felettis, dove si è svolto il funerale della 44enne deceduta la scorsa settimana a seguito delle gravi ustioni riportate in un incendio divampato nella sua auto a fine ottobre a Palmanova, in Contrada del Monte. In centinaia si sono stretti attorno al marito, ai 3 figli, al resto dei parenti della donna, residente a Bicinicco ma originaria dell'India, nel ricordo della sua dolcezza, allegria, disponibilità verso gli altri e anche della sua attività culinaria, per la quale era molto apprezzata e attiva nel territorio, tanto da risultare tra le fondatrici del gruppo Lady Chef Friulano. Portavi il tuo sorriso, la gioia e l'allegria ovunque andavi. E dove andavi eri sempre pronta a dare una mano. Da parte di noi cuochi e di noi Lady Chef, di cui tu facevi parte da tantissimi anni, e con grandissimo orgoglio hai sempre portato avanti questo nostro cappello, questa giacca bianca. Per noi sei sempre stata una persona molto stimata e meno molto conosciuta. Commosso e intenso anche il ricordo di un'altra cara amica della donna. Grande sole. Quando l'ho conosciuta aveva un sorriso grande, una risata fragorosa e questi occhi neri vivaci che tutti voi conoscete. Qualcosa di incredibilmente bello che è riuscita a dare a tutti. E vedere tutte queste persone è davvero una grande gioia. Al termine della cerimonia, un lungo corteo ha accompagnato il feretro fino al cimitero di Felettis.